Allora, scenario. Ora, cosa ci fa un treno, la neve? Quando ti fai prendere la mano tutto diventa così irreale. Vi è mai capitato di sentirvi soli? No, no, no. Non era questo così, così malinconico, così, o meglio, aveva bene che vada tutto così? No, 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 troppo lamentoso, passivo-aggressivo. Ecco, secondo voi non c'è un'alternativa? Ancora domande, ha qualche risposta? Ma io spero che, che cambia tutto, spero che cambia tutto. È difficile spiegarlo perché ancora non c'è e quindi è ancora nelle nostre teste. Uno strumento che permette di scambiare, delle capacità senza l'intermediario del denaro. Da solo puoi fare un sacco di cose, ma con altri puoi farne di più. Stiamo cercando un nuovo modo di stare assieme, cioè cerchiamo un buon motivo per stare assieme, non è banale. Ok, va bene, stiamo insieme. Ma per fare cosa? E soprattutto per andare dove? Comunet è proprio il tentativo di provare a fare rete, a fare cooperazione tra lavoratori di settori diversi. Credo che ci sia l'esigenza di partecipare e appartenere a qualcosa che sia collettivo e credo che sia importante contribuire e mettere il proprio pezzettino. Tanti di noi sono in lotta contro il mondo. Ridurre questa perenne conflittualità di competizione attorno a noi e nella nostra vita, che a volte non si può proprio fare a meno di dover svolgere questo tipo di battaglie, vuol dire trovare un momento di conforto, chiaramente. Stare insieme, ecco, anziché starsene ognuno a casa sua e ognuno a cercare di risolvere i propri problemi individualmente, penso che sia importante in questo momento storico invece cercare di trovare delle soluzioni insieme, condivise. Una buona parte, secondo me, del motivo per cui stiamo lavorando un nuovo modo di stare assieme, sapendo benissimo che non siamo più ragazzini, che abbiamo esigenze diverse, ma quell'esigenza lì rimane, rimane in qualche maniera, va data una risposta, noi vogliamo dare una risposta a quello. A Torino, il 15 novembre 2019, nasce Comunet. Se vuoi fare qualcosa, tocca a te. Altrimenti. Sti cazzi? Pazienza? Ci rivedremo? Non credo. Altrimenti. Beh, poi non dite che non ve l'avevamo detto.